Ciao a tutti, oggi andrò a rigenerare il Bishop Cubed. È appena arrivato, proprio scartato adesso dalla sua confezione, e la sua confezione è parecchio ricca, cioè il rapporto qualità-prezzo, anche diciamo la qualità proprio delle lavorazioni, sembra ottima, se non ha sbavature, non ha segni di lavorazioni. In più, oltre al tank suo, c'è un tank aggiuntivo. Una colorazione, uno è trasparente, l'altro è fumé. Allora, nella confezione troviamo un pin chiuso che è nelle spare parts, fra le viti e tutto. Poi due fori da 1.2 ad arrivare a 2x2.0. Quindi io comincio ad aprire le viti, anche le filettature sono ottime. Allora, in questa rigenerazione lo andrò a fare con del Cantal del 0.35, 27 gauge per capirci. E andrò a fare 6 spire su punta da 2,25. Allora, intanto parlo del prodotto in sé. Io l'ho preso in primis per il prezzo, perché veramente è un prezzo più che onesto per un RBA. Poi anche, se non soprattutto, per la capienza del tank, cioè mi piacciono proprio gli atomizzatori che abbiano una buona capienza. Questo qua dovrebbe essere intorno, se non addirittura, sui 5 ml. Ok, l'ho aggiustata, ho fatto le 6 spire. Sono 6 spire di... Allora, il filo lo farò passare, a parte che è comodissimo, un po' come Bishop non ce l'ho, un po' come il Replay. Questo ha proprio le sue belle guide. Allora, se non filo così spesso, infatti, lo pinza lo stesso, però allora, questa era una prova. Gli facciamo fare un pezzo di giro, almeno diciamo che rimane un po' più saldo. Ok, anche se andava benissimo anche così. Allora, uno è fatto. Adesso tocca all'altro. Perfetto. Allora, da rigenerare, almeno da mettere la coil. Poi la parte cotone l'andremo a vedere fra poco. Allora. Perfetto. Il suo canale, come al solito, dalla posizione esatta della coil. È venuta una 0,9. Via un filo. Via l'altro filo. Allora, adesso arriviamo al... Do sempre una aggiustatina perché non mi sembra perfettamente perfetta. Ok, così. Anche l'altezza è giusta. Allora, cotone userò il Cotton Bacon Collection.
con la sua confezione da maschio alfa. Preso un batuffoletto di cotone. A questo punto lo facciamo passare. Perfetto. Qua incontra la giusta resistenza. Allora, io la prima volta che lo rigenero e lo rigenerò, faccio così. Taglio uno, taglio l'altro. All'altezza delle guide, io una minima sfoltita comunque gliela do, ma proprio minima. Allora, da quel che funziona come i suoi fidi compagni, dovremmo alloggiarlo semplicemente nelle guide, anche perché questo qui, come la, diciamo, lavora a stile Febre per caduta del liquido. Sembra un sacco di cotone. Ok, allora userò il Night Tobacco. Anche questa è una collaborazione fra Galattica Mod e la tabaccheria. Anche perché, parere personale, questi atomizzatori, che per carità, questo è anche parecchio comodo, devo dire che non è né più né meno. A livello pratico, come comodità, che rigenerare un classico RTA. Cioè, cosa del genere. Mi fanno sempre un casino della Madonna. Perfetto. Allora, così. Allora, a me è venuta alla fine un lavoro del genere. Io alzerei solo un pochino questa parte, una sembra a posto, l'altra lo è adesso. Allora, boh, ci siamo. Ok. Do un paio di attivazioni. Profumo fa sta mistura. Direi che ci siamo. Allora, cosa importante, comincio con il mio solito burro cacao, lo metto sulla guarnizione. Allora, all'interno ci sono i gocciolatori, sembrano addirittura avvitati, sono quei due.
La cosa importante è la posizione del tank. Il tank va montato sulla base dalla parte scritta Mission Mode. La base deve avere verso di noi, la prima vite deve essere positivo. Quindi logicamente questa qui con... Ok, l'ho chiuso. Poi vorrei far notare una cosa perché voglio parlare soprattutto di questo. Allora, il pin logicamente non è forato, ok? Come tutti gli altri atomizzatori. Adesso faccio un esempio. Questo si vede poco, ahimè. Comunque, qui c'è il Rubik e al foro lì sotto. Ok, perché logicamente l'aria la prende da davanti o dietro, uno poi dipende da che pin va a posizionare. A proposito, usciranno anche dei pin più chiusi, perché per adesso il più chiuso è da 1 e 2, però hanno già detto che faranno uscire i pin. La ricarica è una figata, eh? Di una comodità fastidiosa. Bene. E qui abbiamo piazzato i nostri 5 mL. Andrò a prendere la mia vecchia e sana billet. Sulla billet messo io storto, sulla billet ci entra perfettamente. Ok, allora anche questo è un altro discorso. Hanno tenuto gli standard dello spazio del boro, presumo non le dimensioni del boro, però lo spazio del boro e le dimensioni del boro sono due cose diverse. Allora, così a occhio, devo essere sincero, come hanno già detto, è una questione veramente di decimi. In certe box non monterà. Ed è un peccato, su SVA, su box. Io presumo anche su una box del genere, non ho provato, perché, ma neanche, potrebbe essere che monta tranquillamente, perché pensavo che la parte, diciamo, di gomma per poi caricare il liquido fosse sporgente, invece è rientrante. Perfetto. Allora vado a chiudere il tappo billet. Ok, chiuso. Tip me lo frego all'altra mia amica. Metto in funzione 0,96. Fatto. Io volevo affrontare un discorso. Allora, foro d'aria davanti. Ok. Di fronte o dietro o dove volete, comunque sulla billet diciamo che ci può essere un rischio condensa. Io non l'ho ancora provato, quindi è tutta una supposizione. Non ho detto che faccia condensa, non è detto che faccia condensa, ma anche la facesse, io intanto faccio solo. Tiro molto silenzioso, ho fatto solo tre note. Parlare della resa cromatica mi sembra una cosa assurda. Però
affronterei più la questione della condensa. Allora, io ho un piccolo puntino adesso qui, non so se si possa vedere, ed è proprio in corrispondenza del foro. Ok, vorrei fare un appunto però. Può essere un difetto, come per assurdo anche un pregio. Tutti gli altri atomizzatori, avendo l'aria da sotto, la condensa te la fanno praticamente sopra il circuito. Non tutti, cioè io ho notato tipo il Rubik, adesso ok, su questa qui è ancora più impossibile. È un atomizzatore che fa praticamente condensa quasi zero. Ma spesso e volentieri la condensa te la va a fare lì sotto, praticamente ti va sul circuito. Poi a me sempre con Rubik, fortunatamente con quella box che è una meccanica, mi è capitato una volta, chiudendo male la campana, di aver tirato su un po' il cotone. Di conseguenza, tirando sul cotone, appena ho riempito, vado a montare, mi ha fatto un'allagata di quelle assurde. Lì ok, vabbè, è sulla meccanica, gli ho dato un'asciugata e via. Qui mi sarebbe andata a finire sul circuito. Questo cosa vuole significare? Che anche aveste fatto una cotonatura sbagliata, o vai a capire, nelle peggiori delle ipotesi vi va a uscire qua, cioè il tempo che si allaga, uno ci fa caso perché comunque cominci a tirare e senti comunque che gorgoglia. Quindi la vedo una cosa molto, molto, molto furba. Veramente. Subito l'ho visto un po' come difetto, sta cosa qua di avere il pin lì davanti. Dicevo, io c'ho lo sportellino, che già diciamo su una Cthulhu una cosa così non esiste neanche. Però sulla billet dici, ok, mi va sullo sportellino. Però meglio qui che lì. Allora, detto questo, da queste qua due tirate che ho fatto, la resa è buona. Sarà anche che questo tabacco qua mi fa impazzire. Di conseguenza, più o meno dove lo metto, mi piace. Però sembra una resa tendente a secco. Allora, detto ciò, la morale è che veramente faccio i complimenti a Micio Mod e Veprimente, Vaping Gentleman, veramente, perché è stata un'altra collaborazione azzeccata, prima con Bishop, poi con Replay. È stata veramente un'ottima collaborazione. Complimenti. Non sono pentito dell'acquisto, anzi. Adesso pian piano continuerò le prove, però diciamo che se ci fosse qualcosa che non va, l'avrei notato praticamente subito. E invece sembra che vada alla grande. Un saluto a tutti e buona giornata, ragazzi.